Ha smesso di piovere, per fortuna. È tutto pronto. Sono le 2 di notte. L'ultima cattura l'abbiamo fatta verso le 8 di sera, 9 di sera, non mi ricordo. Abbiamo preso lo siluro. Carpe, tutto fermo. Il canale ha iniziato a tirare. Si è alzato di livello e ha iniziato a tirare. Corre molto e non è una coincidenza che secondo me le carpe sono andate a nascondersi da qualche parte, sono andate a ripararsi. Buongiorno ragazzi, sono le 6:30 ed è partita missile la canna. Abbiamo fatto una carpetta, una carpettina, ma va bene così, è sempre bello svegliarsi con la luce e una carpa. Eccola qua, carpettina di 4 kg, sempre doppia del 20, sottospondola di là, tutte le partenze con una canna. E soprattutto ieri sera col buio hanno smesso di mangiare le carpe. E stamattina appena è uscita la luce è partita. Chissà, non penso sia una coincidenza, ma stavo aspettando proprio questo momento qua. Andiamo a rilasciarla, ricaliamo subito. Ricaliamo subito, dato che alle 5:30 mi sono svegliato perché ho recuperato un gatto e ho ricalato le canne. 6:30 è partita ancora. Quindi andiamo a ricalare, diamo due scobrate, giusto due palline e poi ritorniamo a letto. Ragazzi, ne abbiamo fatto un'altra ancora. Ricalato. Ha iniziato a piovere, dopo mezz'ora è partita. Carpetta piccolina, in frega, in piena frega. Siamo a metà aprile e la frega è già iniziata, pieno qua da noi. Una bella carpetta, sempre sottosponda là di là, sempre doppia del 20. Eccola qua. Arrabbiatissima, si era pure intrigata, ma siamo riusciti a portarla via dagli ostacoli subito. Nonostante la doppia del 20, queste carpette di 3 chiletti mangiano comunque. Vuol dire che hanno fame, vuol dire che abbiamo i pesci sullo spot, secondo pesce in un'ora. Andiamo a ricalare subito. Andiamo a ricalare subito perché la vogliamo grossa. Buongiorno ragazzi, sono le 11 della mattina. Abbiamo fatto le nostre due carpe, carpette. Due carpette, una sui 5 kg, l'altra sui 3 kg. Sempre con la doppia del 20, sempre sotto. Di fianco all'albero caduto là di là. Ormai sono passate già 3 ore, 3 orette dall'ultima carpa. Il canale tira, è torpido e in più c'è corrente. La corrente mi preoccupa un po', ma adesso preparerò un paio di chili di fiocato che andrò a spombare e lancerò un paio di palline col Cobra, giusto per fare un po' di fondo per oggi. E aspettiamo. Spero che la corrente si calmi e non si sa mai che ne arriva una grossa. Eccoci qua a preparare il fioccato. Finiamo le nostre palline e poi andiamo a buttare qualche spombola di là.
Ok ragazzi, abbiamo preparato il fioccato. Ora farò su tutte le canne e rilancerò, cambierò esca, insomma. Guardo un attimo su da farsi. Penso che entro stasera cambierò la posizione di una canna e proverò a lanciare sottospondola di là anche con una seconda canna. E niente, per ora vediamo se si calma la corrente. Bon, ora faccio su, controllo le esche, ricalo e ci vediamo tra poco. Ho fatto sulla canna sottosponda opposta, quella con cui facciamo tutte le partenze. Guardate come è messo il mio terminale. Calato alle 8 e mezza, le palline erano messe bene. Dopo 2 ore e mezza, guardate come è messo l'innesco. Terminale completamente intrigato in questo rametto. Chissà. Adesso rimetterò le doppie del 20 e ricalerò. Innesco cattivo. Ci siamo. Ok, abbiamo finito di spombare là di là. Abbiamo buttato circa un chiletto e mezzo là di là. Così per oggi abbiamo un po' di fondo. Adesso butto 2 palle nella canna sottoriva qua a destra, ce l'ho proprio sotto l'albero, chissà, speriamo di prendere qualcosa. Raga, abbiamo preso una bella bombolina, una carpetta piccola anche questa, ma con una forma molto simpatica. Adesso ve la facciamo vedere e arrivo. Una bella bombolina. L'ultima cattura l'abbiamo fatta stamattina alle 7:30. Poi il canale ha iniziato a tirare tantissimo, fino circa mezz'oretta fa. Abbiamo iniziato a spombare ed è partita. Quindi appena il canale si è fermato, appena la corrente si è fermata, ho buttato giù un po' di fioccato, un po' di palline ed eccola qua. È arrivata subito. Doppia del 20, sempre sotto sponda là di là. Andiamo a rilasciarla. Eccoci raga. Sono in acqua, sono andato dentro in acqua. Sono riuscito a far partire la canna sottoriva a destra mentre combattevo con questa bellissima carpa scura. È partita a missile quella sottoriva là di là. Ho fatto anche un bel pesciolino sui 10 kg. Quindi adesso andiamo a slamarle tutte e due. Ho fatto una doppietta, ce l'ho tutte e due nel retino. Andiamo a slamarle, ve le faccio vedere in velocità e poi le porto su. Bel pesciotto in frega nel sottoriva a destra. Ecco qua, quella più bella.
pesciolone. Andiamo a vedere il supero. Non riuscirò mai a farvele vedere tutte e due insieme. Sono felicissimo. Eccole! Bellissimo. Andiamo a rilasciarle però. Ve le faccio vedere una a una, intanto le lascio in acqua. Questa è la più bella. Che pesce. Che pesce fantastico. Doppia del 20, la seconda canna che è partita mentre combattevo l'altra carpa. Davvero stupendo. È partita questa carpetta qua, sotto riva destra, con un omino di neve, 20-15, sempre banana scopex. Mentre combattevo questo fantastico pesce è partita l'altra. Ora facciamo due foto e le rilasciamo. Ragazzi, doppietta, bellissimo. Mi è già capitato in canale di fare delle doppiette, soprattutto in questo tratto qua. Le doppiette sono sempre state dovute alla pasturazione. Pasturazione preventiva e pasturazione durante la pescata. Sia ieri notte che stamattina ho pasturato il fioccato, circa 1,5 kg ieri notte, circa 1,5 kg stamattina, nello stesso spot. In un unico spot e sta dando i suoi frutti. Ho continuato a pasturare anche la zona dove non sono partite carpe, solo un pesce gatto. Però già che ha mangiato un pesce gatto, magari vuol dire che è un punto di passaggio per alcuni pesci. Ho continuato a pasturarlo con fioccato e palline ed è partita. Finalmente è partita nel mio sottoriva destra. È tutto il video che ve lo dico, che volevo fare una partenza nel mio sottoriva ed è arrivata finalmente. Buono, ottimo. Ora ricalo le canne, sempre stessa procedura. Riclippo la canna a 40 metri, lancio sempre sotto sponda là di là, doppia del 20, banana scopex e aspettiamo. Canna di destra, stesso discorso. La calo sotto l'albero. Più sotto che posso, omino di neve, diamo un'altra pasturatina e aspettiamo stasera. Molto probabilmente mi fermo a fare la notte anche stasera, ma mi sa che devo andare via dalla postazione per un mezz'oretta, devo andare a prendere da mangiare, perché non l'avevo messo in conto di fare anche stanotte, ma il tempo è bello. Le carpe stanno mangiando. Le piogge che sono venute giù, la pioggia che è venuta giù in questi giorni sicuramente fa muovere le carpe, quindi voglio approfittarne. Ok, vado a ricalare, a dopo. Ah sì, ho pesato i due pesci più belli, quello di ieri sera alle 7:30 e quello di adesso della doppietta, il più grande, erano entrambi 10 kg. Quindi dai, la doppia cifra l'abbiamo raggiunta finalmente e speriamo di superarla. Ragazzi, ci sta mettendo a piovere ancora, nonostante ci sia un sole che spacca le pietre, ma c'è anche qualche nuvolone.
La corrente è abbastanza calma, quindi può partire da un momento all'altro, secondo me. Per queste piogge qua le fa muovere. Il livello dell'acqua è abbastanza basso, sembra si stia alzando e vediamo, dai. Sessione difficile dovuta a queste piogge qua, ma c'ha anche i suoi aspetti positivi, dai. Ragazzi, ho fatto il record. Fatto il record. Spettacolo. E niente, ci stiamo avvicinando alla seconda notte. Faremo 2 notti, 3 giorni, 2 notti. Ci aspettano altre 24 ore di pesca. Per fortuna non mette più pioggia, quindi in teoria non pioverà più. Però chissà come sarà messo il canale, perché tra qualche ora sicuramente scenderà l'acqua sporca di queste piogge. E sicuramente porta giù detriti, corrente, vediamo dai. L'importante è riuscire a rimanere in pesca, riuscire a pasturare bene, che i nostri inneschi siano in pastura, che la nostra pastura sia anche dove abbiamo gli inneschi senza che vada troppo in giro con la corrente. E niente, il tempo promette bene e quindi continuiamo a star giù, chissà quante partenze vedremo, chissà se riusciremo a fare un over 10 e niente, per ora ci stiamo divertendo, sto provando un attimo a leggere il canale per capire quando mangiano le carpe, quando è più probabile che mangino o quando è meno probabile. Ma ancora mangiano a tanti orari diversi, in tante condizioni del canale diverse, quindi è ancora tutto da vedere. Niente, non ci rimane che aspettare, proverò a riprendere qualche carp run, speriamo di riuscirci. A dopo. Ragazzi, sono le 5 e mezza, è partito un pesce, molto lentamente, controcorso, non sapevo se ferrare o meno. Una volta ferrato, la carpa era intrigata. Ho tirato, ha iniziato a venirmi un po' incontro, poi si è intrigata ancora, 1 metro o 2 metri dopo, e l'abbiamo persa, ragazzi, abbiamo spaccato tutto. Ah, brutto, brutto. Ora ho rifatto lo shock leader, il leadcore, sto facendo il terminale. Poi rilancerò e spero solo di non spaccare più in quell'ostacolo lì. Ok ragazzi, ci vediamo domani per il prossimo episodio.